Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale, sono Raffaele88 e quest'oggi continueremo un nuovo gameplay con Farming Simulator 15. Allora ragazzi, eravamo rimasti che volevamo vedere se magari ci danno un prestito, sempre se si può fare, perché onestamente non lo so. Quanto pare ci possiamo anche accovacciare. Ok, proviamo un po' a vedere. A quanto pare posso chiedere i soldi, sì. Allora, spese bestiame 17.000, mi sono fatta la cavolata a prendere ste cavolo di mucche. Ok, abbiamo 17.000. Allora, ragazzi, proviamo. Meglio, aspetta. Chiedi. Vediamo fino a quanto ci possiamo spingere. Io direi di prendere qualche altra cosa in più, ragazzi. Lo so, magari rischio, però. Ok, abbiamo 100.000. Non voglio fare spese folli perché ovviamente altrimenti va a finire che ce ne pentiamo. E proviamo ad acquistare qualche mezzo interessante, ovviamente. Ah no, vendita diretta no, ragazzi, mi sono sbagliato. Dov'era l'acquisto dei mezzi? Il negozio? Dov'era? Oddio. Vabbè, possiamo fare anche così, volendo. No, aspettate. Ecco, prendo questo e faccio con offerte speciali. Niente, come al solito. Direi un caricatore frontale. Oddio. Farei una mattata a prendere un trattorone, ragazzi. Però 114 cavalli Ursus. Il bello è che se io prendo un caricatore frontale, ragazzi, voi direte qual è il problema? Il problema è che purtroppo pinza telescopica. No, troppo, per questo è troppo. Stavo dicendo, praticamente, purtroppo non per tutto va bene. Spandi fertilizzante, ecco, questo si potrebbe prendere. Allora, direi un caricatore per forza lo dobbiamo prendere, ragazzi. New Holland T4 75 T660. E T660. Allora, vediamo un po'. Ovviamente questo è il T6 che costa un boato. Il bello è che non vorrei comprare un altro trattore, porca miseria, ragazzi. Allora, lasciamo perdere le balle.
Prendiamo un'irroratrice. Ok, prendiamo un'irroratrice. Ok, questo va bene. Magari gli prendiamo pure il serbatoio. Ne prendiamo due e siamo a posto. Il fertilizzante. Prendiamone uno. Cavolo, a saperlo prendevo quest'altro perché comunque sia. Il raccolto di due campi migliorano. Falciatrice, allora. Non so nemmeno se prenderla la falciatrice. Seminatrici, vediamo un po'. Questa è quella che abbiamo. Passiamo qualcosa. Però magari con questo riusciremo a fare subito qualcosa. Robotti per liquami, questo invece. Ok, vediamo un po' cos'è questa roba qui. Chissà se li posso mettere uno sopra un altro, non lo so. Mi sa che mi serve un altro trattore però, ragazzi. A questo punto prendiamo il New Holland. Come al solito non ce la facciamo con i soldi. O prendo un altro di questo. Caricatore frontale. Non è abbastanza soldi, ovviamente. Vediamo se ci concedono qualche altra cosa come soldi, ma non penso. Allora, dove stava? Ecco qui. Vediamo un pochino. Infatti non ci concede più di questo. Allora, facciamo così. Facciamo così. Impostare. Ok, abbiamo reimpostato tutto. Vediamo a che punto sta l'operaio con il campo. Allora, dobbiamo andare tutto di qui. Devo sperare che abbia fatto un qualcosa. Che così magari vedo. Magari un altro trattore, il New Holland lo prendo piccolino.
Così magari possiamo prenderci anche il caricatore frontale. Allora, andiamo un po'. Ricordiamoci inoltre, ragazzi, che abbiamo le nostre tre uova che potrebbero salvarci dalla rovina, diciamo così. E vediamo un pochino. Allora, che giustamente non voglio rimangiarmi la parola, però avevo detto che volevo fare tutto io come campo, però onestamente quel terreno, sono sincero, era troppo grande. E ovviamente avendo un macchinario piccolino, un trattorino che comunque sia non è che sia molto veloce, sarebbe diventata una cosa un po' impossibile, ecco. E allora a questo punto è convenuto far così, però magari una cosa che potremmo fare, però purtroppo un altro trattore mi serve sempre, se no dovrei fare tutto io, sarebbe quello di, ecco qua il campo, praticamente di cambiare, che ne so, il coltivatore, il seminatore e anche, oddio no, la mietitrebbia no, perché quello è un costo un po' troppo proibitivo. Almeno queste due cose e prenderli un po' più professionali e soprattutto più a un raggio d'azione più elevato, ecco, per sbrigarsi. E onestamente servirebbe anche un altro trattore, sono sincero. Diciamo ancora ci vuole un po'. A questo punto sa che facciamo? Ci pensiamo noi. Gli facciamo fare questa riga e poi lo licenziamo. Ecco qua. Ci possiamo pensare anche noi qui. Allora, accendi e abbassa. E cerchiamo di proseguire un po' noi, perché onestamente fare tutto con l'operaio mi sembra un po' troppo esagerata come cosa. No, vabbè, manco qui fare ancora si vede. E cercate di risparmiare qualche soldino, perché altrimenti qui, così magari l'altro campo che abbiamo seminato, anzi, quell'altro che è in fase di crescita, possiamo irrorarlo. Eh sì, ragazzi, meno che sta andando bene. Ok, dovremmo irrorarlo per bene. Mannaggia, è mancata una riga. Stavo dicendo, potrei irrorarlo per bene, almeno dovrebbe crescere un po' prima, ecco, il raccolto. Ok. Oddio. Questa secondo me conviene farlo in salita, quest'altro pezzo, ragazzi, perché mi sbanda un pochino il trattore. Qua. Dai, un po' del lavoro l'ha fatto questo operaio, dai, non posso lamentarmi, me l'avete visto pure come funziona con l'operaio, alla fine si sale sul trattore, si preme B ed è come se c'è il pilota automatico e noi possiamo scendere dal trattore e fare tutto l'operaio. Ovviamente anche per farlo fermare, insomma, basta salire di nuovo sul trattore e premere B. Calcolando che dobbiamo restituire 200.000 euro di prestito, è meglio non esagerare con i soldini, diciamo così. Speriamo che ce la faccio con tutti questi semi e non fare un altro carico, altrimenti anche a livello di gasolio andiamo a consumare di più.
ne possiamo anche girare. Direi che, oddio, mi sta balenando l'idea anche di rorarlo per bene tutto quanto il campo, però siccome ancora non ho una botte molto grande che mi consenta di fare tutto con, come dire, un unico lavoro, ecco, chiamiamolo così, allora mi conviene lasciarlo crescere, tra virgolette, in maniera un po' naturale, magari concentrarmi sui piccolini e cercare di spingere più che altro su quelli. Poi non lo so, Dio, può essere pure che magari potrei fare una mattata, anziché prendere un altro trattore, continuare a fare tutto io con un unico trattore, prendere una botte più grande ancora. Però a questo punto avrei comunque fatto la cavolata, perché ho preso due o tre piccolini, quando a questo punto non veniva a prenderne uno grande. Ci devo pensare un po', ragazzi, ci devo pensare un po', perché più di questi soldi che vedete, 52.000, alla fine abbiamo chiesto altri 100.000, ragazzi. Quindi non possiamo chiederne di più, anzi, dobbiamo cominciare anche a restituirli, perché altrimenti siamo rovinati, diciamo così. Partiamo, trattore. Allora, manca una riga qui, non l'abbiamo fatta. Mamma mia, come fatica in salita, ragazzi. Diciamo che con quel New Holland piccolino non so nemmeno se conviene più di tanto prenderlo, tra virgolette, perché comunque sia, ragazzi, che fatica già questo, che ha quasi il doppio della potenza, figuriamoci quell'altro. Però purtroppo alla fin fine anche un sollevatore a carica frontale serve. Diciamo, sono un po' combattuto. Sì, sono un po' combattuto. Allora, io penso con questo campo, ragazzi, ci darà belle soddisfazioni quando comincia a crescere tutto. Ci dà proprio delle belle soddisfazioni, secondo me, ragazzi, eh. Dobbiamo solo pazientare un po'. Mamma mia, come fatica a andare su. Ok, dai, ci siamo quasi, ragazzi. Da qualche minuto ce l'ha fatto risparmiare l'operaio, non posso lamentarmi. Meno male, in discesa corre un pochino di più. Come sentite, cominciano a sentirsi anche i grilli perché si sta facendo buio. Sono le 9:10 qui nel gioco. Mi sa che ci vuole quasi una seminatrice sana, per appunto seminare tutto il campo. Sono al 50% adesso.
Ok ragazzi, io direi prima di proseguire anche per questo video è tutto. Se vi è piaciuto un pollice in su, iscrivetevi al canale se vi va e arrivederci al prossimo video ragazzi. Ciao a tutti!